Una volta è ballare, semplicemente, niente di più e niente di meno. Anche perché la danza nella storia è stata sicuramente una delle cose, dei momenti più conviviali e sicuramente dal punto di vista culturale è ciò che più unisce le persone. Pensiamo che nella storia, per far conoscere i popoli dopo i vari spostamenti di questi in Europa e non solo, sono state viste le danze come un grande momento di aggregazione, come anche un po' i giochi, pensiamo alle Olimpiadi, no? Ma mentre nel gioco c'era sempre un elemento di competizione, nella danza così non è. Infatti le persone si incontrano e in qualche modo creano arte che può essere destinata a pregare, infatti probabilmente la prima danza era una preghiera. Possono essere destinate al corteggiamento, infatti moltissime danze pensano proprio a due persone che trovano una scusa per corteggiarsi, oppure ancora, come abbiamo detto, sono una scusa per incontrarsi, e anche un incontro può essere tra persone che non si conoscono. Infatti adesso in questo luogo ci sono classi diverse di scuole diverse, nel senso che comunque non sono tutti i ragazzi che vanno a scuola nella stessa sede, quindi non penso che si vedano sempre e siano tutti amici, ma questo vuole essere un momento di farli incontrare. Infatti le danze che abbiamo fatto quest'anno, e sono praticamente due nuove, sono danze che si sono diffuse in tutta Europa e ormai in tutto il mondo occidentale proprio per la capacità che hanno di fare incontrare le persone. Infatti ogni volta che ricomincia la melodia, e la danza solitamente sono una melodia che si ripete, ogni volta che questa si ripete la coppia che danza insieme cambia, e così le classi, anche quando adesso abbiamo fatto le prove, si sono messe ovviamente un compagno vicino all'altro, dopo pochi giri, dopo pochi minuti di musica si ritrovano a dover ballare con persone con cui sicuramente non hanno mai ballato, e questo vuole essere proprio l'idea di questo momento insieme, dove ovviamente ci sono anche i genitori che ci guardano, perché così facciamo vedere cosa abbiamo fatto e facciamo vedere che possiamo imparare a fare musica, possiamo imparare a socializzare anche danzando, ma soprattutto un momento dedicato a noi ragazzi, che possiamo incontrarci e fare qualcosa in comune. La danza infatti è facile da ballare insieme, perciò ha avuto tanto successo. Non bisogna parlare, non bisogna necessariamente sapere addirittura la stessa lingua, basta muoversi insieme con la musica. Inizieremo questa ora di danze, più o meno, con i ragazzi che hanno iniziato quest'anno questo tipo di attività, ok? Quindi i ragazzi che la maggior parte di questi ragazzi che balleranno la prima canzone, l'altro anno non avevano fatto le danze, o perché andavano ancora alla scuola dell'infanzia, o perché non era la loro classe che seguiva il progetto. Questi, e li accoglierei con un bel applauso, sono i ragazzi di Pratavecchia, di Villar, e la prima e la seconda di Piazza Marconi, che sono invitati ad alzarsi e andare a fare un bel cerchio. Ovviamente i genitori dovranno essere flessibili e adattarsi alla forma della danza, quindi loro sono tanti, magari si allungano un po', voi spostatevi in qua e in là. Non avete spalti, non avete posti, potete andare abbastanza dove volete, se intralciate il traffico ve ne accorgerete perché vi pesteranno i piedi. Vedo abbastanza pronti, non tutti, quasi tutti. Tutti pronti? Bene, partiamo, un applauso ancora e così andrà benissimo. Giampi che danzo, giampi che danzo, terlue di Franzo, terlue di Franzo, melu pe, e si danzo giampi, giampi che danzo, giampi che danzo, terlue di Franzo, terlue di Franzo, melu pe, nella cambo, e si danzo giampi. Giampetti che danzo, giampetti che danzo, per lo è de Franzo, per lo è de Franzo, nello pe,
nella cambo, 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 nel lucco, co, co, e si danzo giampetti, giampetti che danzo, giampetti che danzo, per noi è defanzo, per noi è defanzo, nel lupe, pe, pe, nella cambo, 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 nel lucco, co, co, nel lucco, bras, 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 e in si danzo giampetti, giampetti che danzo, giampetti che danzo, per lui è defanzo, per lui è defanzo, nello pe, 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 nella cambo, 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 nello go, 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 nello bras, 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 nella man, 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 e in si danzo giampetti, giampetti che danzo, giampetti che danzo, per lui è defanzo, nello pe, 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 nella cambo, 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 nello go, 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 nello bras, 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 nella man, 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 nello te, 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 e si danzo giampetti, giampetti che danzo, giampetti che danzo, per lui è defanzo, per lui è defanzo, nello pe, 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 nella cambo, 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 nello go, 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 nello bras, 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 nella man, 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 nello che, 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 nello nas, 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 e si danzo giampetti, giampetti che danzo, giampetti che danzo, per lui è defanzo, per lui è defanzo, nello pe, 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 nella cambo, 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 nello go, 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 nello bras, 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 nella man, 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 nello te, 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 nello nas, 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 nello fo, 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 e si danzo giampetti, giampetti che danzo, giampetti che danzo, per lui è defanzo, per lui è defanzo, nello pe, 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 nella cambo, 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 nello go, 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 nello bras, 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 nella man, 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 nello te, 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 nello nas, 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 nello fo, 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 nella testo, 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 e si danzo giampetti. Bravissimi! Bene, chi è seduto va a ballare, così iniziamo uno pari. Poi passatevi qua, passatevi qua. Invece questi veterani vi faranno vedere una danza che abbiamo imparato proprio quest'anno. Il nome di questa danza in italiano è circolo circasso. È una danza molto conosciuta in tutta Europa. Non si sa neanche bene dove sia nata. Probabilmente nei paesi anglosassoni. Al massimo, tanto l'ho fatta tante di quelle volte, arriva. Pronti? Partiamo. 1, 2, 4. Thank you.
adesso ci saranno dei gruppetti più piccoli che ballano e in questo caso i ragazzi bambini di Pratavecchia e di Villar, che sono quelli che hanno iniziato quest'anno e ci faranno vedere che è una danza di coppia. Poi in realtà vedremo che ogni tanto si fa anche in cerchio, in gruppo, ma normalmente un po' più in là, se no non riesco mai a passare. Ma normalmente è una danza di coppia, quindi stiamo già vedendo i ragazzi che si stanno preparando in coppie. Bene ragazzi, pronti già per la corrente? No, eh? Bene, questa è una corrente che viene suonata, che arriva dalla Val Varaita. Come stavo dicendo, in tutte le valli del Cuneese e anche della provincia di Torino, e non solo nella zona occitana, ma anche più largamente nella zona, in tutto il Piemonte e non solo, si balla la curenta, quindi una danza molto diffusa in Italia, nel nord Italia, e anche nel sud della Francia, soprattutto nella zona vicina a noi, quindi nella Provenza, nel Nizzardo, in Varroia. In questo caso, nella corrente della Val Varaita, si fa circa un cerchio di coppie, come stanno facendo i ragazzi. E la particolarità maggiore di questo tipo di curenta, fermatevi che se continuate ad andare avanti fate di nuovo il trenino, bravissimi, ottimo. La particolarità che la differenzia un po' dalle curente delle altre valli, ragazzi seduti, abbassate il volume, se no i ragazzi che devono ballare non sentono cosa dico. Bene, dicevo, la particolarità della corrente di questa valle è che alla fine del ballo tradizionale della corrente, che è fatto di tre parti, la prima, che si chiama andare a pass, andare a passeggio, è fatta di una camminata. Come avete visto si sono già messi proprio a posto, quasi a braccetto. Prima parte la camminata, la seconda sono dei passetti sul posto e la terza è il giro, l'uvirà. Alla fine di questa corrente della Val Varaita c'è anche il ballet, che si rifà un po' a quell'idea di danza che abbiamo appena fatto, dove le coppie cambiano. Infatti in questo caso non all'interno di tutta la danza cambiano le coppie, bensì durante la corrente rimarranno le stesse coppie, ma alla fine i cavalieri andranno a ballare con la dama che stava dietro di loro. Vi ricordate? Dietro di voi, cavalieri. Bravissimi, vedo che controllano già chi è, così poi non sbagliano, sono già furbi. E quindi anche qui un modo per far conoscere le varie persone, perché come sappiamo una volta, sicuramente più di adesso, comunque l'uomo non era così facile per lui andare a chiedere a una donna di ballare, no? Questo era un modo per farli ballare insieme involontariamente. Bene, detto ciò, possiamo partire. Pronti ragazzi? Posso accendere? Bene, un applauso di incoraggiamento e andiamo! Girare! Passetti! L'hanno fatta solo tre volte prima di oggi. Girare! Da capo, via! Vedo dei genitori che hanno già voglia di ballare, alla fine lo balliamo tutti insieme. Passetti. 4, girare. Alessia, Alessia! We'll be right back.
alla prima e la seconda di Piazza Marconi, che ci fanno vedere una danza che si sono inventati loro. Vedete che i nostri lavoratori sono veramente liberi e accettano ogni bella idea. Infatti loro hanno preso una canzone che è entrata a far parte della tradizione delle nostre zone, della tradizione della Valle Stura, che parla di un asino, si intitola L'Ase d'Alegre, e racconta la storia di questo asino che ha fatto cosa? Voleva donare qualcosa a chi ne aveva bisogno. Ma ovviamente sapete, ragazzi, che un asino non è che possa possedere chissà cosa. E quindi ha deciso di donare tutto ciò che aveva, cioè il suo corpo. Ha infatti fatto testamento e ha detto: quando morirò voglio che le mie gambe, che funzionavano bene, erano belle forti, vadano agli zoppi, i miei occhi ai ciechi, le mie orecchie ai sordi, le mie ossa, a chi vanno le ossa? Ai cani, così che possano sgranocchiarsi e farsi bene i denti, esatto. E la coda, questa ve la lascio in sospeso, perché anche adulti pensate dove può andare a finire la coda dell'asino. A cosa usa, per cosa usa la coda l'asino, e non solo lui, e poi vi dico. Se però vi mettete sempre qui davanti, prima o poi... Dicevamo la coda va a finire ai cuochi, in modo che possano far andare via le mosche dai fornelli. E voilà, utilizzo mai migliore della coda d'asino. Bene, ovviamente ve la cantano anche oltre che ballarla, io gli do una mano. Se mi guardano poi di brutto è solo perché io ho sbagliato l'ordine delle parti del corpo, succede. Bene, pronti? L'ase d'Alegre fai testamento, l'ase d'Alegre fai testamento, l'hai sola vito per l'ucumbente, le bringhe, le brun, tum, tum, e le brandali, e le bringhe, le brun. Hai sole ciambe, hai pauriso, hai sole ciambe, hai pauriso, curo curian, curian au galop, e le bringhe, le brun, tum, tum, e le brandali, e le bringhe, le brun. Lai so saureia, sei pauricior, lai so saureia, sei pauricior, curo au vian da dall'uegne, e le bringhe, le brun, tum, tum, e le branda di unghe, le bringhe, le brun. Lai so iuei, ai pauribor, lai so iuei ai pauribor, curo veian veian da dall'uegne, le bringhe, le brun, tum, tum, e le brandali, e le bringhe, le brun. Lai sull'osse sei pauriccia, lai sull'osse sei pauriccia, curo murdian fasian ham ham ham, e le bringhe, le brun, tum, tum, e le brandali, e le bringhe, le brun. Lai sola cuo ai chiusinie, lai sola cuo ai chiusinie, para le smusse dai putage, le bringhe, le brun, tum, tum, e le brandali, e le bringhe, le brun. Para le smusse dai putage, le bringhe, le brun, tum, tum, e le brandali, e le bringhe, le brun. Grazie! Se la presenteranno i ragazzi di terza di Oltremaira.
forza ragazzi, in piedi, vi vedo qui davanti a me, ma ci vorrà un applauso, qualcosa, un po' di incitamento, che sono qui, che non si alzano. Forza ragazzi, un bel cerchio, come dicevo prima, spesso la curenta, in alcune occasioni, soprattutto in alcune feste tradizionali, ragazzi che vi state sedendo, dicevo, in alcune occasioni, in alcune valli, soprattutto in legate a feste, la curenta viene anche ballata in cerchio. Proviamo a immaginare perché. Perché ovviamente possano ballare tutti, indistintamente tra maschi, femmine, bravi, meno bravi. Perché in realtà basta copiare cosa fa il vicino. Ecco, mettiamolo un po' così. Quindi, per esempio, molto ballata in cerchio e in Val Vermenagna, la curenta dei cuscrit, cioè che si fa quando si fanno le feste delle leve, e ogni leva, ogni annata, fa un cerchio e balla la curenta. Molte curente, oltre che essere ballate in cerchio, sono anche cantate, e quindi approfittiamo di fare questa curenta cantata in cerchio, così uniamo le due cose. La storia di questa curenta parla di un personaggio che si chiama Gian della Rivella. Come avete già capito, Giovanni è un nome molto utilizzato, perché due su due, due canzoni e due Giovanni. Gian della Rivella era un uomo che viveva in montagna, e sicuramente chi ha fatto questa curenta tradizionale, quindi non si sa chi sia l'autore, pensa a tutta la gente che ha abbandonato la montagna per andare a lavorare soprattutto nelle fabbriche, e cercava questa canzone di invece farla rimanere in montagna. E così è un po' un messaggio pubblicitario per la montagna. Infatti dice che questo Gian della Rivella viveva in montagna e viveva veramente bene, non aveva alcun problema, anche perché doveva fare il fieno, non ci pensava neanche, le cavallette avrebbero pensato a tagliare l'erba, l'aria e il sole a farla seccare, a rotolarla in modo che lui dovesse proprio solo più portarselo a casa il fieno. E poi per mangiare, beh, anche lì nessun problema, aveva un cane che poteva mungere, lui dice, giorno e notte, latte ce n'era sempre, e con quel latte poteva farsi il formaggio e mangiare tumo e pane e formaggio. A un certo punto voleva anche sposarsi e non ha trovato una sola ragazza. Dice la canzone, catre fie lampia, uno chius, l'auto taio, l'auto fai chapelle de paio, l'auto fai chapelle de flor e Gian la Rivello fai l'amor. E voilà. Adesso i nostri ragazzi qui davanti balleranno tutti soli soletti, e quindi ripassiamo un po'. La curenta in cerchio anche ha prevista la passeggiata, ma ovviamente la passeggiata sarà avanti fino al centro e tornare indietro due volte. E poi facciamo i passetti, 1, 2, 3, 4 e giriamo, e poi di nuovo 1, 2, 3, 4 e giriamo. Pronti? Andiamo ragazzi? 1, 2, 3. Girare! Passetti? Girare! Pronti a cantare? Gian della Rivella avvia un pra, le lenguste l'ansia. Gian della Rivella avvia un pra, le lenguste l'ansia. Lauro menno, lauro fenno, Gian della Rivella senso penno. Lauro menno, lauro fenno, Gian della Rivella becco far. Lauro menno, lauro fenno, Gian della Rivella senso penno. Lauro menno, lauro fenno, Gian della Rivella becco far. Passetti! Girare, senti, girare, avanti, Gian la Rivella avioncin, che musiano e temati, Gian la Rivella avioncin, che musiano e temati, abitavon la paesello se fasio la tumo bello, abitavon la paesello se mingiavo tumo e pan, abitavon la paesello se fasio la tumo bello, abitavon la paesello se mingiavo tumo e pan. Già.
Rivello se Maria Catre fie Lampia, Gian Rivello se Maria Catre fie Lampia, Vino Pus l'auto taio, l'auto fai sapete paio, l'auto fai sapete flur, Gian Rivello fai l'amor, Vino Pus l'auto taio, l'auto fai sapete paio, l'auto fai sapete flur, Gian Rivello fai l'amor. Bravi ragazzi! Ovviamente non si sentivano, ma anche loro la sanno, se no non l'avremmo fatto. Volevamo farvi vedere che appunto loro si sono, come dire, innamorati di questa storia e così l'hanno imparata. La terza di Piazza Marconi. Giusto, non mi stavo sbagliando. Che ci fa vedere una danza che arriva da dietro queste montagne, quindi dalla parte francese, più vicina a noi, che si chiama Rigoudoum. È una danza che ha un'origine molto antica. Ha un'origine molto antica e si rifà, pensate, a quell'idea di danza che ha fatto nascere in qualche modo la danza. Infatti è una danza che nasce a sfondo, diciamo, religioso. È una danza propiziatoria che chiedeva che nell'estate seguente, era fatta in primavera, che in quell'estate ci fosse un grande raccolto, in modo che tutti potessero mangiare e vivere bene sino all'anno dopo. E soprattutto si rifaceva alla coltivazione del grano. Infatti, quello che adesso vedrete, che si è trasformato in un battito di mani, in realtà in origine... Ragazzi... In origine era l'imitazione della falce che tagliava il grano, ok? Quindi le due mani che si spostavano verso l'interno del cerchio. Poi con il passare dei tempi e ovviamente il contesto della danza è cambiato, si balla alle feste, si balla, è una danza popolare, questo gesto della falce si è trasformato in un battito di mani, il resto è rimasto più o meno identico. La forma di questa danza in cerchio è tipica proprio delle danze religiose più antiche e quindi non resta che farvela ascoltare. Potete accompagnare i nostri ballerini con le mani nella prima parte della danza. Pronti ballerini, partiamo? Nessun cenno. Ballerini, partiamo? Dai, chi dà già consente. Non ci sono delle vere e proprie coppie, ma c'è una sorta di ballo di fronte a una dama e poi all'altra dama. Balletto!
che ci proporrà la quinta di Piazza Marconi. Infatti, che poi fanno tanto ma in realtà l'hanno già cantata, quindi è facile oggi, perché in realtà non solo l'abbiamo imparata, ma l'abbiamo anche registrata, così come veniva. Così adesso ve la facciamo sentire, tra virgolette, in stereo, la loro voce naturale attuale e la loro voce registrata 3-4 giorni fa, ok? Quindi, quinta, venite qua davanti, tanto poi dovete ballare. Forza, coraggio! Ragazzi, seduti, guardate che vi stanno passando addosso gli altri, fateli passare. Non sanno come mettersi, sì, vabbè, in piedi, girati un po' verso tutti. Bene, ci faranno ascoltare una canzone che si intitola Semmai de Primo, che vuol dire siamo di nuovo in primavera. È una canzone che è stata scritta da Masino Anghilante, un uomo di Sampeire, che di professione faceva il macellaio, ma in realtà passava molto più tempo, così dice lui e i figli, a suonare che non a fare il lavoro che gli dava da mangiare a lui e alla loro famiglia. Il tempo che gli rimaneva lo dedicava appunto alla musica. Ha scritto un sacco di canzoni, ha iniziato a scrivere non in occitano, perché era un periodo in cui in realtà in queste valli non sapevano neanche ancora cosa fosse, che la loro parlata fosse lingua occitana. Pensavano di parlare un dialetto ovviamente molto simile al piemontese, qualcosa che stava tra piemontese e francese. Proprio in quegli anni hanno alcuni studiosi iniziato a capire che in realtà la lingua che si parlava in queste valli era una lingua molto pregiata e molto importante, cioè la lingua doc, e da lì in poi molti poeti e cantanti e scrittori di canzone hanno iniziato a comporre proprio in lingua doc. Questo brano dedicato proprio ai bambini da Masino Anghilante, perché lui faceva tantissime attività con i bambini, quindi era abituato a questo suono di sottofondo a cui sono abituato anch'io, infatti non ci faccio più caso. Spero che si capisca lo stesso quello che dico. E questa canzone era proprio dedicata a loro, perché lui vedeva l'arrivo della primavera negli occhi dei suoi allievi. E quindi vedeva come torna il sole dopo il lungo inverno delle montagne, la neve si scioglie, è una stagione semplice ma piena di vita. E quindi così questa canzone, siamo di nuovo in primavera, semmai de primo. Non dirige nessuno, dirigi tu, nel senso che tanto è già registrata, quindi vanno dietro loro stessi.
grazie. Adesso si aggiunge la quarta e con la quinta ci fanno vedere una Chapeloise e poi si aprono le danze per tutti coloro che vogliono. Bene, la Chapeloise ancora una volta una danza di coppia, ma fatta ancora una volta per far sì che tutti ballino con tutti. Si cambia la coppia ogni giro e via. Mi raccomando, ricordatevi, cavalieri verso l'interno del cerchio, dame verso l'esterno. Ragazzi, non so se ci stanno, magari venite là. Venite là. Siamoci là dietro, allora, gli spazi dove Noemi. Bene, anche questa danza arriva nel repertorio occitano, ma probabilmente non nasce in quest'area, ma più a nord, quindi... più a nord rispetto, dicevo, all'area occitana, ma si diffonde non solo nel ballo popolare occitano, ma nel ballo folk di tutta Europa. Ancora sicuramente grazie alle sue caratteristiche di socializzazione. Bene, forza coppie! Siamo quasi? Quasi, eh beh, quasi. Pronti? Produzione lunga, eh?
Siamo arrivati, state fermi, sì, voi credete già di andare a sedervi? Eh no, ormai avete presentato tutte le danze che abbiamo fatto, ma ne facciamo ancora un paio tutti insieme, ok? Quindi rifacciamo sicuramente il circolo circasso che abbiamo fatto tutti, quindi facciamo due o tre cerchi, quanti ne bastano, tutti insieme, anche con i genitori che vogliono ballare, sono accolti, anche quelli che non sono capaci. Bene, cerchi alternati maschi e femmine come riusciamo. Bene, che la curenta, beh, facciamo fare il circolo, poi magari facciamo anche una curenta, puoi portare anche tua sorella. Forza e coraggio anche Achille, dai, possiamo fare più cerchi, anche questo spazio si sta liberando, quindi maestri aiutatemi. Da Piazza Marconi fanno un cerchio dentro l'altro cerchio, così almeno ci organizziamo. Bravissimi ragazzi, bravissimi, ottimo. Vedo che ci siamo quasi. Poi dopo questa ci rimane un bel jump e tic e danzo, quella, così non dobbiamo mettere maschi, femmine, vanno tutti bene. Pronti? Ma anche qui va bene, basta sapere cosa fare. Sì. Ci siamo quasi? Chi riesce a fare un passo indietro lo faccia pure. Voilà, bravi. Trovate un altro che è da solo e girate. Tanto parte lento, io vi dico 1, 2, 3, 4 avanti, indietro, dico tutto. Istruzioni incluse. Pronti? Avanti, 1, 2, 3, 4, indietro. Avanti.
come fa la destra, così faccio un rima, oppure trovo un altro. Camminare, così poi vai di così. Passeggio, cerchio, da capo via. 1, 2, 3, 4, indietro. Bravissimi, avanti. Thank you.
un bel giampetì, così quello non... in qualunque forma va bene. Cerchio, quadrato, uno vicino all'altro. Uno mi ha ascoltato, anche a spalle, verissimo. Bene, ne approfitto per ringraziare tutti i genitori che sono venuti a vederci, a accompagnarci. Ringrazio tutte le maestre che mi hanno aiutato a gestire non solo la situazione odierna, ma quella di tutte le volte, di tutti i laboratori. E ringrazio tutti voi, vestiti di bianco, grazie, che mi avete fatto anche divertire, eppure poco arrabbiare. Che roba, eh? Siete stati bravi. Sarà perché ballare va ancora bene, preferiscono ancora sempre che far matematica, diciamo. Bene. Partiamo! Come siete, siete, ragazzi! Non importa! Alessia, sei pronta? E poi qua è ora di cena. 7:15. Pronti? Andiamo? Niente, voglio fare certo, siete proprio scolari modello. Mandate giù di là, laggiù c'è spazio, siete tutti qui. Qualcuno dice che prima di cena ce la facciamo, ma sì, ce la facciamo. Il cerchio dentro l'altro cerchio. Proviamo? Poi tanto, mi fate solo di camminare. Sì, vedi che è un altro che gli ha detto sedente. Vedi che è un altro.